Ascoltiamo ora il senatore Luigi Compagna, che è fra i fondatori di Società Libera e della Commissione Affari Esteri del Senato. Grazie. Ma l'amico iraniano ci ha portato in un terreno di gioco nel quale la tradizione radicale è certamente quella di Elisabetta Zamparuti, di Sergio D'Elia, insieme ai quali e insieme allo stesso amico Ismail abbiamo più volte protestato per i rapporti fin troppo stretti tra il governo italiano e il regime del presidente Rouhani. Non è ammissibile per nessun paese europeo flirtare con chi pretende diritto al nucleare e diritto all'antisemitismo. Non solo, la solidarietà con gli avversari iraniani del regime iraniano mi ha portato più volte a Parigi, la prima volta con Emma Bonino, sotto la guida di Ismail e Mahmoud, e l'anno scorso era con noi anche Marco Pannella, di cui il richiamo alla giornata di oggi. Ma con tutto l'affetto per gli amici iraniani, la giornata di oggi si iscrive in una struggente e dolorosa solidarietà con gli amici tibetani, non soltanto per la minaccia alla libertà religiosa sotto l'impero dei bulldozer della Repubblica Popolare Cinese, ma perché stamattina molti di noi hanno ascoltato con angoscia un frammento di una notizia che ha dato Taradash al Radio Radicale. Il Dalai Lama, l'amico di sempre di Marco Pannella, forse il miglior veicolo dell'amicizia tra Vincenzo Lita e Marco Pannella, tra Società Libera e Mondo Radicale, il Dalai Lama ha incontrato opacità, resistenze e ostilità da parte della diplomazia vaticana per poter partecipare alla Marcia della Pace. Ci auguriamo che non sia proprio così. Se fosse così, ovviamente, non è un motivo sufficiente per non dedicare al Papa, che in materia di sensibilità umana e liberale alle condizioni dei detenuti è il miglior Papa della storia, la marcia del 6 novembre. Però evidentemente sarebbe molto amaro se fosse così. Allora certamente c'è la questione iraniana, certamente c'è la questione tibetana, e quanto alla speranza che anche Marco Pannella in un'occasione come questa avrebbe fatto propria, di un'Unione Europea che si riscatti da tanta insensibilità, assegnando il premio Sakharov senza il bilancino dell'equilibrismo diplomatico, può darsi che nei prossimi giorni potrebbe valere la pena se a nome della nostra piazza e di quella di Parigi Riccardo Maggi e Vincenzo Lita formulassero questa proposta a un rappresentante italiano, al ministro della politica estera europea, l'ottima amica Federica Mogherini. Ci si domanda a che serve questo tipo di responsabilità in seno alla Commissione europea. Forse per non negoziare anche il premio Sakharov, come vengono negoziate tante decisioni e soprattutto tante indecisioni. E quindi grazie di aver fatto anche quest'anno la marcia di Società Libera in modo particolarmente toccante nel ricordo di un amico che non c'è più, che l'amica del Venezuela avrebbe detto: nel rispetto della verità che ci rende liberi c'è anche la libertà
che ci rende veri. Il tema dell'internazionalismo liberale, senza nulla togliere all'individualismo, è stato il tema degli ultimi 20 anni di Marco Pannella. Impopolare, avaro di riconoscimenti, ma tanto apprezzato, dal Venezuela al Tibet. Grazie.